Un soldato con le fasce gialle delle truppe ucraine si avvicina a quel che resta del checkpoint colpito ieri nella regione russa di Belgorod. Un attacco durissimo, 12 civili feriti secondo l'amministrazione della regione e 2 soldati russi uccisi, dicono i media di Kiev. Combattimenti continuati per tutta la notte con artiglieria e droni, colpita anche la sede dei servizi di Mosca. L'evacuazione è ancora in corso in 9 villaggi, dice il governatore della regione, per poi lanciare un appello a chi vive vicino alla frontiera. Non tornate a casa. Sono stati i partigiani russi a rivendicare l'operazione, il gruppo Libertà per la Russia, paramilitari ostili al Cremlino e schierati con Kiev. L'Ucraina però continua a smentire un coinvolgimento diretto. È invece il portavoce del Cremlino a puntare il dito contro Kiev. L'operazione militare speciale in Ucraina, dice Peskov, è pensata anche per prevenire incursioni come queste. Poco dopo, una nota del Ministero della Difesa di Mosca afferma 70 terroristi sono stati bloccati e sconfitti. L'Europa continua la discussione sulle nuove forniture militari a Kiev. L'addestramento dei piloti degli F-16 è già iniziato in paesi come la Polonia, dice l'alto rappresentante per la politica estera Borrell, mentre la Commissione dà il via libera all'erogazione della quarta tranche di aiuti, un altro 1,5 miliardi al governo ucraino. Ma l'invio dei caccia occidentali non cambierà l'esito della guerra, avverte Mosca. Poche ore dopo la caduta di Bakhmut sono tornati in scena i corpi volontari russi e la Legione della Libertà di Russia, formazioni anti-Cremlino. Lo hanno fatto in modo clamoroso con una serie di attacchi ancora nella regione russa di Bielgorod, vicino al confine nord-orientale ucraino, non lontano da Kharkiv, dove avevano colpito a marzo. Oggi, dopo l'assalto ad un posto di frontiera, sono stati bombardati diversi villaggi, almeno 6 persone sono rimaste ferite. Subito dopo, nella popolazione russa si è scatenato il panico, gente che cercava inutilmente di ripararsi, trovando solo rifugi inadeguati, colonne d'auto in uscita dalle città, elicotteri a volo radente, rumore di spari, colpi d'artiglieria. Il governatore della regione di Bielgorod, Vyacheslav Gladkov, ha raccontato che un gruppo di sabotatori ucraini è entrato dal varco di Grivoron, dove è stata trovata morta una guardia di frontiera. La città si trova a 5 miglia dal confine ed è stata bombardata durante le operazioni. Putin è stato informato e nella regione è stato instaurato il regime speciale antiterrorismo. Prevede la possibilità di evacuare civili e maggiori controlli su persone e telecomunicazioni. Secondo Peskov sono stati gli incursori ucraini per distogliere l'attenzione dalla sconfitta a Bakhmut. Al portavoce del Cremlino è arrivata indirettamente la smentita del consigliere di Zelensky Podolyak. Non c'entriamo nulla, è tutta opera dei russi. Ad agire sono state ancora una volta la Legione della Libertà in Russia, il loro rappresentante politico e un ex deputato, Ilya Ponomarenko, in esilio a Kiev, e i corpi volontari russi avevano già colpito con azioni eclatanti a Bryansk quando si erano fatti filmare davanti agli uffici locali. Oggi sono andati oltre. Le loro bandiere bianche e azzurre sono state esposte nella città della regione russa. Nei loro video sono chiari, vogliono creare una zona demilitarizzata da dove ai russi si è impedito di colpire l'Ucraina oltre frontiera. I corpi volontari sono formati fondamentalmente da cittadini della federazione, dissidenti contrari al conflitto, attivisti di sinistra, ma anche personaggi dell'estrema destra, come il fondatore Denis Nikitin, un ex ultranazionalista che ha recuperato i simboli dell'esercito di liberazione anticomunista che durante la seconda guerra mondiale combatteva con i nazisti. Si sono trovati in Ucraina anche con i superstiti del battaglione Azov. Reclutano tramite video online, hanno il sostegno del Consiglio Civico, un'associazione con base a Varsavia, e spesso sono confluiti nella legione straniera che combatte i russi. Si fermeranno, dicono, solo quando avranno cacciato Putin. Un altro attacco ha scosso Belgorod nella notte. A essere colpito da un drone è un palazzo del Ministero degli Interni, ma la cittadina russa ai confini dell'Ucraina non è più bersaglio solo di bombardamenti con mortaio droni. Ieri Mosca ha denunciato un'incursione vera e propria di ucraini in territorio russo, cui Kiev ha replicato spiegando che a compierle sono stati miliziani anti-Putin. L'incursione è stata effettivamente rivendicata da 2 gruppi armati di russi, dei quali non si sa molto se non che sarebbero inquadrati nelle fila dell'esercito ucraino. Si tratterebbe della Legione Libertà per la Russia e del gruppo di estrema destra Corpo dei Volontari Russi, legati da un patto con un terzo gruppo armato, l'Esercito Repubblicano Nazionale. Su Telegram hanno spiegato di aver lanciato dei raid e imbracciato le armi per sovvertire il potere del presidente Putin e combattere per la libertà.
La replica del Cremlino è arrivata con l'introduzione di leggi speciali nella città al confine, quotidianamente nel mirino degli ucraini, al punto che migliaia starebbero allontanandosi dalla regione diventata bersaglio, mentre il dissenso interno pare determinato a imporsi sulla scena. Di queste ore le immagini che girano sui social della bandiera dei partigiani di Libertà per la Russia, che vola appesa ad alcuni palloncini nel cielo di Mosca. Una provocazione per il Cremlino, che secondo il New York Times a Bakhmut avrebbe registrato una vittoria di Pirro, insignificante da un punto di vista strategico. Difficile in ogni caso valutare la situazione sul campo. Fonti di Kiev parlano di 25 scontri armati registrati nelle ultime 24 ore fra le macerie della cittadina, che il capo della Wagner Prigozhin ha annunciato di voler abbandonare con le sue milizie mercenarie il 1 giugno, quando dovrebbero subentrare le truppe regolari di Mosca. A Bruxelles intanto nuova fumata nera sull'11° pacchetto di sanzioni mirato a contrastare le illusioni delle misure restrittive nei confronti della Russia. I 27 non hanno ancora trovato l'accordo sulle misure da adottare contro paesi e aziende che le aggirano. Il suono dei colpi di artiglieria vicino a Grajvoron stamattina, il tentativo russo, scrive chi posta il video, di far tornare la situazione sotto controllo nella regione di Belgorod. È in atto un'operazione di controterrorismo, spiega ai cittadini il governatore della regione Gladkov. La difesa è al lavoro, ma non potete ancora tornare a casa, è troppo presto. Chi è stato evacuato in fretta deve aspettare. Mosca continua ad inviare rinforzi, è panico da ieri. Nella notte dei droni hanno colpito uffici del Ministero dell'Interno e dei servizi segreti. Nel mirino sarebbe finito anche un checkpoint nel villaggio di Kozhinka. Saluti da Bakhmut, si legge sul muro. È fin qui che si sarebbero spinti i responsabili dell'attacco, in pieno territorio russo, oltrepassando il confine. Un video mostrerebbe una bandiera bianca e blu sorvolare Mosca. È di Libertà della Russia, legione formata lo scorso anno da disertori russi e oppositori per combattere a fianco alle forze ucraine, che rivendica proprio le azioni di Belgorod in chiave anti-Cremlino. E c'è un altro gruppo a firmare l'azione, il Corpo dei Volontari Russi, già autore di un'operazione simile a Mar.